Benvenuti in questo videocorso. Siamo qui io e il mio collega amico, il dottor Luca Ortensi. Parleremo di odontoiatria digitale. Avremo modo di approfondire diverse tematiche come la cosmetic dentistry, la protesi, la parodontologia e l'implantologia. Siamo un progetto bidimensionale, un progetto tecnico, una tavola tecnica. È molto difficile che il paziente lo possa cogliere, ma se mostriamo questo, dove il proprio sogno, quindi il proprio sorriso, è incorniciato esattamente all'interno di quello che è il suo volto e che quindi ha delle proporzioni corrette, rispettate, allora a quel punto le cose diventano diverse. Ecco che io mi vedo all'interno della mia casa. Finalmente posso credere a ciò che mi ha illustrato il mio architetto, quindi posso credere al fatto che abbia compreso le mie esigenze, le mie aspettative, perché se io lo vedo lo posso realizzare. 0,15 mm è il numero magico, 150 micron. Questo workflow correttamente sviluppato e eseguito nel modo giusto, quello che noi vi illustreremo, ci porterà ad avere questa massima tolleranza, il massimo errore. Questa è la cosa importante, che non stiamo esclusivamente realizzando un progetto tecnico che il paziente non potrà comprendere, ma stiamo realizzando un progetto tecnico che ha una precisione con un errore massimo di 150 micron. E anche la distanza, come vi dicevo, non è un caso che viene utilizzato un occhiale, perché più riduciamo questa distanza, quella della calibrazione, più introduciamo degli errori. Maggiore è la distanza, più è facile accorgersi di un problema.